Ciao a tutti, sono Silvia Dragun. Oggi parlerò di due libri che hanno un tema in comune, diciamo così. Entrambi sono una specie di fantastorici, diciamo così, ovvero sono dei medioevi realistici che presentano pochi elementi o nessun elemento fantastico, ma sono ambientati in un mondo parallelo, in un altro mondo. Il primo caso è quello di Endora, con il suo spin-off, un mondo dove le donne comandano, dove gli uomini a momenti escono col burka, per dire. Invece il secondo mondo è quello di Fracture, che se vogliamo è un opposto perché vi è un regime patriarcale dove la donna non conta nulla, è molto più simile al nostro medioevo. Detto questo, analizziamo con calma entrambi i libri. Endora, Terrore dei maschietti. Stiamo parlando di una società dove le donne comandano, una società matriarcale, dove le donne hanno potere militare, politico e religioso. Gli uomini non contano niente, proprio zero. A momenti portano il burka, servono solo per procreare come bassa manovranza, diciamo così. Gli unici che vivono bene sono i prostituti. Un po' come succedeva nell'antica Grecia per le donne. Le mogli dovevano solo procreare, dipendevano totalmente dal marito e perdevano la propria dote, cioè la dote passava al marito, non la ereditavano. Mentre nel caso delle prostitute erano le uniche donne libere, proprio nel senso di muoversi, di esprimere le proprie opinioni, eccetera, eccetera, e spesso accompagnavano gli uomini in feste galanti. Parlo però delle etere, o etere, non so come si pronuncia, comunque le prostitute d'alto rango. Stessa cosa accade qui per gli uomini. Gli uomini non hanno, che fanno i prostituti non hanno assolutamente intenzione di sposarsi. Questo perché? Perché se si sposassero, finirebbero come il nostro protagonista Killiar, che è un vedovo che dopo la morte della sua moglie ha perso tutto, non può ereditare nulla e la patria potestà passa al parente femminile più vicino. Quindi lui è costretto a lasciare la sua casa, i suoi figli per trovare un lavoro in quanto la sua impotenza non gli permetterebbe di fare la carriera di prostituto. Insomma, il razzo non parte, Houston abbiamo un problema, però si arrangia, insomma, il sesso non è fatto solo di banane, pere e fichi, ci siamo capiti. Poi abbiamo Nydeia, una giovane guerriera da sempre innamorata di Killiar e migliore amica della sua defunta moglie. Possiamo dire che è letteralmente ossessionata da lui. Avrei preferito però una maggiore caratterizzazione, spero che verrà approfondita nei seguenti libri, in quanto Endora, da quel che ho capito, fa parte di una saga, cioè ci sono più di tre libri in mente, però per il momento sono stati pubblicati solo tre libri e uno spin-off. Poi abbiamo Daigo, un membro del popolo degli Aldair, che è un'etnia che è culturalmente bisessuale, che ha occhi e sensi felini, quindi sono una specie di mutanti, diciamo così. E posso assicurarvi che leggere le sue parti bisessuali, almeno per me, è stato uno spasso assicurato. È innamorato di Nedeia, mentre prova una forte rivalità con Killiar, oltre a un forte desiderio sessuale nei suoi confronti, quindi è abbastanza strano. Insomma, è abbastanza strano perché lui lo ama e lo odia allo stesso momento. Lui soddisfa le notti di Nedeia, ma non sopporta che il suo cuore appartenga a un altro. Non si capisce bene il legame tra il suo popolo ed il matriarcato. Spero venga approfondito nel secondo volume. Abbiamo una specie di quadrato amoroso, dato che Daigo è attratto contemporaneamente da un uomo e una donna, ma le relazioni sono molto particolari, dato il clima opprimente di questo sistema matriarcale. In conclusione, ho apprezzato i dettagli che man mano svelano la società di Endora. Abbiamo intrighi politici, punti di vista interessanti, abuso di potere. Avremo anche molte scene sensuali, sia etero che non. L'unica pecca è Nedeia, ma sono fiduciosa verso il secondo romanzo. Ora passiamo allo spin-off barra prequel, Indegno. Che dire, Shantyr è un libro amante che è stato ripudiato da sua moglie. E quindi lui vive facendo da prostituto di bassa categoria, diciamo così. Il povero Shantyr vede la sua vita sgretolarsi a causa di due fattori, la gelosia della moglie e le male lingue. Esatto, perché sapete, c'è un ordine di guerriere che mette in cattiva luce i mariti allo scopo di farli ripudiare dalle mogli, per poi farsene minor prezzo, quindi c'è proprio un business malato. Giuro, c'è uno sfruttamento degli uomini a dir poco agghiacciante. Vediamo come una relazione felice viene distrutta da delle semplici parole. Poi arriva il marchio. Gli uomini ripudiati non hanno una vita facile, posseggono un marchio dell'infamia. Ma il protagonista potrà finalmente vendicarsi di colei che distrusse la sua vita felice. Dopotutto, la vendetta è un piatto che va servito freddo.
decisamente migliore del primo libro, approfondisce la terribile situazione in cui vivono gli uomini di Endora. Ora passiamo a Fracture. Come sempre il link d'acquisti e la trama dei libri li troverete sotto in descrizione. La storia è ambientata in un medioevo simile al nostro, ma è una terra immaginaria, come avevo specificato prima. La nostra protagonista, Rhea o Raya, non so come si pronuncia, è la principessa di Temarin, in fuga che per caso capiterà nel piccolo villaggio di Magicsana, terra di nessuno, a metà tra i confini di Temarin e Idrensia. No ragazzi, non è il villaggio di Asterix e Obelix, anche se ha delle cose in comune, devo dire questo. Raya, o Rhea, io la pronuncio Raya, è un personaggio molto complesso. Fin dai primi capitoli sappiamo che possiede una natura manipolatrice e calcolatrice, giustificata in parte dall'istinto di sopravvivenza. Raya è un personaggio molto complesso. Fin dai primi capitoli sappiamo che possiede una natura manipolatrice e calcolatrice, giustificata in parte dall'istinto di sopravvivenza, in quanto non può rivelare la sua vera identità ai paesani. Giustamente, ti trovi in mezzo a sconosciuti, non puoi dir di essere la principessa, non sai come potrebbero reagire. Poi smascherata da Nemi, capo del villaggio, che deciderà di consegnarla al marito, ma la situazione prenderà una piega piuttosto turbolenta. Ritornando a Raya, è un personaggio realistico. È una persona che ha perso la sua individualità a causa di una situazione familiare anaffettiva e materialista, non molto diversa dalla mentalità dei sovrani medievali. Vive all'ombra della sorella, ne è quasi un'estensione. Raya la venera, la prende come esempio, forse perché è stata l'unica sua figura di riferimento, le ha fatto sia da madre, da sorella che da amica. Raya addirittura non riesce ad avere dei gusti propri, cioè quello che piace alla sorella piace a lei, proprio perché la adora così tanto, un legame così morboso, che Raya stessa si considera una parte di sua sorella. Parliamo di Nemi, è un Don Giovanni che però ha avuto un unico vero amore, nonostante la tradisse continuamente. All'inizio l'ho trovato particolarmente fastidioso, ma dalla metà in poi ha rivelato delle qualità che l'hanno reso più simpatico. Due elementi sono fondamentali: la sua relazione col fratello Aler e il suo senso di responsabilità verso Magicsana. Nel primo caso, lui prova un amore letteralmente masochista per suo fratello, o come direbbe Aler, fratellastro. Mi spiego meglio: in un certo senso vi è un rapporto teso alla Thor Loki, per dire. Nemi, come Thor, ama suo fratello e vorrebbe un giorno ricongiungersi con lui. In un certo senso ricorderebbe un cane scodinzolante che però viene continuamente bastonato dal padrone, però nonostante ciò continua ad andare da lui. Ecco, è la stessa cosa. Aler sembra insofferente, prova rancore verso il fratellastro per un motivo non molto chiarito. Ho apprezzato il dualismo di amore fraterno tra Raya e sua sorella e Nemi e Aler. Il primo è un rapporto morboso, certo, ma comunque finalizzato verso un amore benigno, un amore reciproco, diciamo così. Mentre nel secondo caso l'amore sembra partire solo da un verso, perché Nemi vorrebbe ricongiungersi con Aler, ma Aler proprio non gliene importa nulla. Parliamo del secondo elemento. Nemi è molto protettivo verso il suo villaggio, sacrificando la sua persona per il bene degli altri. C'è un momento di confronto tra lui ed Isan, un altro personaggio, dove il primo si lamenta del fatto che tutti gli chiedono aiuto, ma nessuno pensa alla sua sofferenza. Un piccolo scontro tra collettività ed individualismo. Le ambientazioni le ho trovate realistiche e soprattutto non scandalizzatevi se vedrete matrimoni con ragazzini sotto i 16 anni. Siamo nel Medioevo, naturalmente. Detto questo, Fracture mi ha particolarmente sorpreso. Non è un romanzo ricco di scene d'azione, anzi ne presenta poche, ma forse perché fa da introduzione alla vera storia. Attendo il seguito. Detto questo, la recensione finisce così. Spero che i due libri vi siano piaciuti e arrivederci alla prossima puntata.